il titolo che ho dato un po' scherzosamente è Un Nobel è per sempre, come un diamante, poi spero si capirà perché, e come il premio Nobel ha reinventato l'immagine pubblica dello scienziato, quindi mi auto presento, mi auto introduco perché oggi intrattengo io. Il prossimo incontro, non faccio tutto l'elenco perché ce ne saranno fino al 30 gennaio 2018, l'ultimo incontro che non riguarda i premi Nobel ma riguarda quello che è considerato il Nobel della matematica, la medaglia Fields. Vi dico solo quelli della prossima settimana, perché mi sembrano entrambi molto interessanti. Ci sarà la presentazione martedì 24 ottobre alle 17 in aula Kessler a Sociologia, la presentazione del premio Nobel per la medicina 2017, quest'anno è andato a questa scoperta che riguarda la comprensione dei meccanismi del cosiddetto ritmo circadiano, e il 26 ottobre, giovedì, alle 17.30, quindi un pochino più tardi degli altri incontri, ci sarà il seminario sarà al Muse, al Museo della Scienza, con Stephen Chapin, che è un grande storico della scienza dell'Università di Harvard, che parlerà di being a scientist yesterday and today. Cosa significa essere uno scienziato, cosa significava ieri, cosa significa oggi. Chapin ha scritto un bellissimo libro, si intitola The Scientific Life, su appunto cosa significa, soprattutto da un punto di vista morale, essere uno scienziato. E a seguire ci sarà una performance video musicale titolata Léger Sans Science, di questo gruppo che si chiama Léger Sans Funk. Quindi questi sono gli appuntamenti della prossima settimana. Quelli, lo dico per gli studenti, gli appuntamenti indicati con l'asterisco non vuol dire che sono surgelati come sul menu dei ristoranti, ma che garantiscono per chi li frequenta, secondo regole che sono ben indicate, l'acquisizione di crediti o comunque diciamo per chi invece non è studente dell'Università di Trento può comunque chiedere un attestato di partecipazione. E l'altra cosa che dico è che vedrete, non è che mi sono sbagliato, ho fatto le slide in inglese, ma poiché nel mio corso di Communication Science and Technology praticamente tutti gli studenti non sono di lingua italiana, allora ho scelto di parlare in italiano e fare le slide in inglese, quindi così diciamo, tutti trovano qualcosa, spero. Allora, io parlo oggi di questo libro, Come vincere un Nobel, che ho appena pubblicato da Einaudi, e immagino che vi chiederete: ma come mai un sociologo si occupa del premio Nobel, non avendo peraltro nessuna speranza di vincerlo? Per vari motivi, tra cui che non esiste ovviamente il Nobel per la sociologia, ammesso che io potessi concorrere. Questo libro è nato quasi 20 anni fa, quando per la prima volta sono andato all'Università di Uppsala in Svezia, e lì ci hanno portato a vedere l'Accademia delle Scienze, che è una delle istituzioni, in particolare quella che assegna i premi in chimica e fisica, e lì ho cominciato a pensare, siccome mi occupavo e mi occupo tuttora di scienza e società, di come le persone vedono la scienza, di comunicazione della scienza, che sarebbe stato molto interessante studiare il premio Nobel, che è questa grande occasione anche di visibilità della scienza, visibilità pubblica, no? Ci sono stati una decina di giorni fa gli annunci dei premi Nobel e avete visto che gran parte dei quotidiani, i siti web, i notiziari televisivi riportano questa notizia con un certo spazio, con una certa enfasi, addirittura in prima pagina, no? Non parliamo poi, e vedremo poi anche questo, anche perché questo avviene, quando vince un italiano o un'italiana, che purtroppo quest'anno non è avvenuto. E quindi parlando con i colleghi svedesi ho provato a chiedere: ma qualcuno ha mai fatto uno studio del Nobel? Naturalmente storie e libri sul premio Nobel ce n'erano già a centinaia, ma uno studio di come il premio Nobel ha cambiato, se l'ha cambiata, la nostra immagine della scienza e degli scienziati. E allora lì ho cominciato a occuparmi di questo tema. A Stoccolma ci sono gli archivi dell'Accademia delle Scienze che sono consultabili, questo dice già qualcosa sulla riservatezza del processo, dopo 50 anni dalla decisione. Quindi adesso si possono consultare
gli archivi delle le nomination. Le nomination sono il primo passo per diventare premio Nobel e sono l'opposto delle nomination del Grande Fratello, no? Non sono nomination per escludere, sono nomination per includere. Allora, quando leggete sul giornale che quest'anno si era proposto, non so, la Mogherini per il premio Nobel per la pace, ma è stata scartata, in realtà sono sciocchezze, perché tra 50 anni noi sapremo chi sono stati nominati, proposti e quali sono stati considerati e perché, quali sono stati scelti e perché. Questa è una cosa che è stata stabilita proprio negli statuti della fondazione. E poi naturalmente, quindi ho potuto avere accesso come altri studiosi a questi archivi, e poi naturalmente ho lavorato molto sul come i premi Nobel sono stati presentati, per esempio nei media, nella stampa quotidiana, italiana, internazionale, come se ne parla, di quali, perché di alcuni si parla di più e di altri si parla di meno. Cominciamo? Bene. Ah, scusate, non ho spiegato... Beh, lo spiego dopo il titolo, perché il premio Nobel è per sé. Allora, il mio punto di partenza, io sono un sociologo della scienza, il fondatore della sociologia della scienza si chiamava Robert Merton, è stato uno dei più grandi sociologi generali, insomma, teorici della sociologia del XX secolo, e scusate se ogni tanto mi giro, ma qua sullo schermo non si vedono le slide, però insomma, e Merton... si chiese tra le varie cose, no? Lui è stato il primo a studiare la scienza come istituzione, dice, ma come si distribuiscono le ricompense nella scienza, no? E qual è la ricompensa che conta più di tutti nella scienza, qual è? A parte il Nobel, che è un'espressione di questo, è il riconoscimento, no? Gli scienziati, diciamo, a differenza di chi lavora nel commercio, per esempio, che è interessato al fatturato, all'arricchimento, l'obiettivo degli scienziati è il riconoscimento, no? Essere ricordati come i primi che hanno fatto una certa scoperta, essere riconosciuti come i più bravi. Chiaramente il Nobel è uno dei segni di questo riconoscimento. In realtà c'è qualcosa di più del Nobel. Cosa c'è? Qual è il massimo proprio dei massimi? Qual è, se voi, cioè abbiamo qui degli scienziati, no? Cosa c'è più del Nobel? La memoria. Ma la memoria come si fissa? Dare nome alla malattia, una protezione. Esatto, no, un fenomeno naturale, una legge, no? Questo per Merton, l'eponimia, dice, questo lui lo metteva al top, no? Pensate l'effetto Doppler, la costante di Planck, no? Il corpuscolo del Golgi. Golgi è il primo Nobel italiano, questo è proprio il massimo, vuol dire entrare, come dice lei, nella storia, nella memoria, naturalmente anche il premio Nobel. Allora Merton, tra le dinamiche che individua, ce n'è una che lui chiama l'effetto San Matteo, dal Vangelo secondo Matteo, che dice, in sostanza dice, a chi ha sarà dato sempre di più, a chi non ha sarà tolto anche quel poco che ha, che detta così è una cosa abbastanza crudele, no? Ma detta per esempio con le parole di un Nobel per la fisica è credo abbastanza semplice e comprensibile, e non vale solo per la scienza, ma per la scienza vale in modo particolare. Lui diceva, il mondo tende a dare credito alle persone già famose. Quindi c'è un effetto cumulativo che si auto-rinforza, no? Del riconoscimento e della reputazione. Kerry Mullis, scienziato abbastanza bizzarro, insomma, però premio Nobel per la chimica nel 1993 per aver scoperto questa tecnica, la PCR, questo tipo di una tecnica di analisi, lui diceva, premio Nobel che cos'è? Che cos'è essere un premio Nobel? C'è una cosa che ti apre tutte le porte. No? Vai in Sud America, vuoi incontrare il Presidente della Repubblica, chiedi un appuntamento, te lo dà subito, qualunque paese. No? Chi è che si rifiuta di incontrare? Immaginate, no? Entra qua un premio Nobel, voi state a sentire buchi, quel cavolo, no? Andate subito e chiedere l'autografo.
Quindi, diciamo, è chiaro che il premio Nobel è uno degli aspetti dell'effetto San Matteo, che per esempio sì, funziona anche a pubblicare in riviste prestigiose, insegnare Stephen Chen all'Università di Harvard, questo l'eponimia naturalmente, ai massimi livelli. E per questo appunto qui abbiamo un altro modo di dirlo, è quello degli ABBA, no? Ricordate questa canzone, The Winner Takes It All, no? Cioè appunto chi ha avrà sempre di più. E quindi qua abbiamo due esempi, no, di effetto San Matteo. Chi sono questi due scienziati? Uno ha avuto il premio Nobel, uno no. Chi sono? Se non lo riconoscete, vuol dire che l'effetto San Matteo non è che funzioni. Uno lo riconoscerete per Bacco, dai. Stephen Hawking, che no, non ha avuto il premio Nobel, però diciamo, è diventato talmente celebre, addirittura hanno fatto un film sulla sua biografia, nei Simpson è diventato un personaggio, no? E l'altro è Koizumi, premio Nobel giapponese nel 2015 o 2016, lo vedete circondato dai microfoni, no? Questo è uno dei primi effetti del premio Nobel, subito che ti arrivano intorno tutti a intervistarti, addirittura sta parlando anche al cellulare. Uno scienziato giapponese, uno dei Nobel che ho intervistato, Hiroshi Amano, ha avuto il premio Nobel 2014 per l'invenzione del LED, insieme ad altri colleghi. Lui mi ha detto che una volta riceveva, diciamo, una decina di richieste di conferenze all'anno, adesso ne riceve 400, e poi interviste, insomma, qualunque tipo di cose. Francis Crick, che è quello Watson e Crick, no? Che poi diventano un po' dei brand queste cose, no? Un giorno parlavo con un giornalista e mi disse, dice, ma per tanti anni ho pensato che Watson Crick fosse un'unica persona, invece erano due, no? James Watson e Crick. E Crick, per rispondere a questo diluvio di richieste che gli arrivavano dopo che aveva vinto il premio Nobel, aveva fatto un modulo prestampato. E rispondeva, quindi diceva, professor Crick è dispiaciuto di non poter accogliere la sua richiesta, e poi barrava la casella, partecipare a un convegno, tenere la conferenza. Pensate quanto ne riceveva, naturalmente poi non c'era l'email, quindi gli arrivavano per posta. Carlo Rubio mi ha raccontato che tra le cose che gli chiedevano i giornalisti, Rubio ha avuto il premio Nobel 1984, tra le cose che gli chiedevano c'erano quale fosse la cottura ideale per gli spaghetti e con quale formazione dovesse giocare la nazionale di calcio, no? Quindi diciamo, in realtà l'effetto San Matteo è una cosa che si propaga soprattutto in un'epoca come la nostra, anche al di là della scienza, no? Gli scienziati, poi vedremo un esempio eclatante di questo, diventano delle celebrità a tutto tondo. Vediamo se riesco qui a... Ah, ecco. Allora, appunto, poi man mano che ho cominciato a studiare il premio Nobel mi rendevo conto che era veramente una buona chiave di accesso a domande più generali, perché ripeto, il premio, no, permette di farsi delle domande alla fine sul rapporto scienza e società. Tant'è vero che appunto uno dei sottotitoli del libro è Il premio che ha cambiato l'immagine pubblica della scienza. E questa è una citazione da Harriet Zuckerman, che era un'allieva di Robert Merton e ha scritto questo libro nel 1977 che si intitola The Scientific Elite, no? E lei cosa ha fatto? Ha studiato molto approfonditamente tutti i Nobel americani viventi in quel momento, li ha intervistati tutti, erano 92, e adesso poi vi dico cosa ha scoperto di interessante. Però lei, nella prefazione all'edizione successiva, dice, non ve la leggo tutta, però dice, alla fine, secondo me, diciamo, l'effetto più grande del premio Nobel è stato proprio quello sull'immagine pubblica della scienza, al di là di tutte le conseguenze, naturalmente, che può aver avuto. Ecco, stavo dicendo, una delle cose che Harry Zuckerman scopre è che uno dei migliori predittori del vincere un premio Nobel, qual è secondo voi? Qual è la cosa che più facilita o... Essere allievi di altri premi Nobel. Bravissimo, ma lei ha letto il libro? No. No. Ah, bravo.
su 92 che lei ne aveva intervistati, 48 erano stati allievi di un premio Nobel. Quindi diciamo, non solo c'è l'effetto San Matteo, ma l'effetto San Matteo, come dire, si trasmette quasi in terra. La Rutherford, che è stato uno dei più grandi fisici del XX secolo, soprattutto dell'inizio del XX secolo, tra i suoi ragazzi, come lui chiamava i suoi assistenti allievi, ebbe 11 premi Nobel, più un altro poverino che morì, Moseley, che l'avrebbe avuto probabilmente, e appunto il suo laboratorio da allora fu chiamato la fabbrica dei Nobel. Quindi l'effetto sul pubblico. E allora appunto mostro un po' delle cose che ho fatto, che abbiamo fatto in realtà, perché poi non le ho fatte da sole, le ho fatte anche con degli altri colleghi in questi anni. Quindi diciamo, per esempio, ho cercato di guardare come in tutto un secolo, adesso naturalmente più di un secolo, per esempio il quotidiano italiano, diciamo, che è quello che accompagna tutta la vita del premio, perché altri sono nati, sono morti, ma diciamo il Corriere della Sera si può vedere come ha accompagnato tutta la storia del premio. E guardate che i media e l'opinione pubblica si sono interessati subito, fin dall'inizio, al premio. Anzi, si sono interessati prima ancora che il premio iniziasse. Perché? Perché fa grande scalpore quando viene reso pubblico nel 1896 il bizzarro testamento che questo signore Alfred Nobel ha lasciato e che nemmeno i parenti conoscevano. Nobel fa questo testamento nel 1895 da solo, con quattro testimoni che vengono convocati all'ultimo momento, senza consultarsi con i legali, che annulla tutti i testamenti molto più lunghi che aveva fatto prima. Se lo cercate su Google, se no fate un giretto a Stoccolma, si può vedere, è una paginetta, è molto breve, no? E lui dice, fondamentalmente, perché fa grande scalpore, perché nessun magnate dell'industria come era lui, no, aveva mai lasciato praticamente tutto il suo patrimonio ad un premio, e in particolare ad un premio che per tre quinti è dedicato alla scienza. Quindi Nobel stabilisce nel testamento che tutto il suo capitale, tranne qualche spicciolo, pensate che contenti i parenti, quando lo vengono a sapere, che oggi varrebbe circa 177 milioni di euro, costituisca un fondo, e gli interessi maturati da questo fondo annualmente vengano divisi in 5 parti, che sono destinati a 5 premi, che sono all together fisica, chimica, medicina o fisiologia, lui usa questa espressione, pace e letteratura. Come mai questa bizzarra combinazione e come mai solo 3 discipline scientifiche? Come mai non c'è la matematica, hanno dovuto fare la medaglia Fields, la geologia, la botanica? No, per anni è girata una bizzarra leggenda per cui, siccome la moglie di, qualcuno l'ha sentita, la moglie di Nobel sarebbe stata l'amante di Mitta Gleffler, uno dei più grandi matematici svedesi, per evitare che vincesse il premio l'amante della moglie, non ha fatto il premio in matematica. Questa interpretazione crolla subito, perché Nobel non si sposò mai, ebbe alcune relazioni, ma nel complesso era una persona estremamente solitaria, che schivava in modo patologico, pur essendo una grande figura del suo tempo, che era un imprenditore di grandissimo successo, aveva inventato la dinamite, aveva inventato la gelatina esplosiva, non rilasciava mai interviste. A un certo punto addirittura, pensate, un fratello gli chiede: mandami una biografia, una tua biografia per una cosa che sto facendo per la nostra famiglia, no? Una cosa quasi privata. E lui risponde, dice: non te la mando, perché sennò dovrei scrivere così. Alfred Nobel, creatura malnata, sarebbe stato meglio se fosse stato strozzato alla nascita. Cioè, questa è un'idea dell'allegria del personaggio. Quindi diciamo, la matematica perché non c'è, non ci sono altre discipline? Perché in realtà in quella paginetta, anzi in quelle poche righe, Nobel mette la sua vita, e la sua vita e il suo lavoro erano la scienza, perché lui era un chimico, si era formato
a casa, perché non era potuto andare a scuola, ma aveva avuto a casa grandissimi professori, i migliori professori dell'Accademia Russa, perché la famiglia viveva in Russia in quel periodo, due grandissimi soprattutto di chimica e fisica, e poi la medicina, che era un suo interesse, aveva molti contatti con il Karolinska, che è l'altra istituzione che appunto assegna il premio in medicina. E perché la letteratura e la pace? La letteratura era la sua grande passione. Nobel scriveva, provò a scrivere delle cose che poi non divulgò, però insomma degli abbozzi di romanzi, poesie, era una grande passione. E la pace era un tema che soprattutto negli ultimi anni della sua vita lo aveva molto appassionato. I media in realtà entrano fin dall'inizio in questa storia, perché diciamo una leggenda, non è una leggenda, in realtà diciamo sembra che le cose siano andate proprio così. Qualche anno prima di questo testamento, Nobel, nella sua casa di Parigi, si sveglia, probabilmente facendo colazione, apre il giornale e trova il suo necrologio. Pensate che bello aprire il giornale e trovare il tuo necrologio, che ovviamente non era il suo, era sbagliato, era morto il fratello, e, però c'era questo titolo, no? È morto, il mercante di morte è morto. E allora questo fatto di essere ricordato così dai suoi contemporanei, nonostante peraltro, guardate, le sue invenzioni non fossero state usate a scopi bellici, no? Però questa equazione tra la dinamite e l'uso, insomma, a scopi violenti, lo aveva molto angosciato negli ultimi anni della sua vita, e probabilmente diciamo anche questa idea di fare un testamento, di lasciare tutto a questo scopo, di questo premio, nasce anche dal desiderio di essere ricordato in modo diverso. E oggi naturalmente noi, col senno di poi e il fatto che siamo qui oggi a parlarne, che i media parlano sempre dei premi Nobel, è un segno del fatto che alla fine forse l'invenzione più felice di quest'uomo, che aveva 355 brevetti, è stata proprio il premio, no? Quindi dicevo, i media parlano subito, iniziano subito a discutere molto di questa cosa, in Svezia naturalmente, ma in tutto il mondo, insomma, di questa cosa qui, e chiaramente ad attrarre anche l'ambivalenza di questa figura, no? Che incarna fin dall'inizio tutto il potenziale anche della scienza e anche però tutto il suo potenziale distruttivo. E quindi si parla molto di questo testamento, e si parla molto anche, il testamento rischierà a lungo di non poter essere come dire, messo in opera, perché lui, come ho detto, lascia queste poche righe, non dice nulla su come questa cosa dovrà essere fatta, e sarà il suo assistente, che all'epoca era un giovane di 26 anni, il quale appunto arriva a Sanremo, Nobel si divideva tra Sanremo e Parigi, va a Sanremo per constatare, insomma, sapendo che Nobel, il suo datore di lavoro, è defunto, e si trova questa bella patata bollente, cioè come fare a fronteggiare le richieste dei parenti, dei parenti di un ex amante di Nobel, e poi anche la perplessità degli stessi scienziati, perché oggi pare incredibile, ma i membri dell'Accademia delle Scienze, del Karolinska, che lui questo sì lo scrive nel testamento, no? Lui scrive: voglio che questi premi siano dati chimica e fisica dall'Accademia delle Scienze e medicina dal Karolinska, grande ospedale, oggi un grande ospedale universitario, però come, nessuno lo capisce. Poi lui aggiunge una cosa, poi il libro non parla dei premi Nobel naturalmente per la pace e la letteratura, ma lui nel testamento dice: Nobel per la pace voglio che sia dato dal Parlamento norvegese, che all'epoca era legato alla Svezia, questo è il motivo per cui viene dato a Oslo ancora oggi, e per la letteratura che sia dato all'opera, al lavoro più bello di ispirazione idealistica. Cosa voglia dire questo? Ovviamente poi se ne discute tutti gli anni. E poi aggiunge una cosa che è fondamentale, e dice: è mio espresso desiderio che i premi siano assegnati senza tenere in alcun conto della nazionalità. Quindi dice: ai migliori scandinavi o meno.
E questo crea ulteriori polemiche, soprattutto in Svezia, perché dice, ma ci provano l'Accademia delle Scienze a dire, no, ma questi soldi dateceli a noi, che li gestiamo per la scienza, per le nostre ricerche, no? Cosa c'entra adesso dare un premio internazionale? Un chimico svedese dice, usare tutti questi soldi per dare un premio è l'idea più stupida che io avessi. Naturalmente, col senno di poi, no, si era sbagliato di grosso. Quindi Zolman, che era questo assistente, gli deve veramente fare di tutto per convincere soprattutto l'Accademia delle Scienze ad accettare, finché appunto poi vengono creati gli statuti, che sono quelli poi che stabiliscono effettivamente le regole con cui oggi il premio viene assegnato. Per esempio la regola del 3, no? Avete notato che quest'anno, come ormai abbastanza consueto, vengono premiati 3 scienziati per ogni disciplina. Nobel nel suo testamento probabilmente pensava a uno, no? Infatti lui dice la scoperta, addirittura lui dice, pensate, dell'ultimo anno. Poi questa è stato interpretato in modo molto estensivo, tant'è vero che sono stati Nobel, che è stato dato per esempio quest'anno alla medicina, è per ricerche fatte pare tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, addirittura sono stati casi di premiati dopo 40 anni, no? ci ha voluto pensare bene. E, cosa stavo dicendo? Quindi appunto tutti questi statuti mettono in piedi questa macchina, stabiliscono appunto quali sono per esempio gli obblighi di un premio Nobel, no? E quali sono e alcune regole fondamentali. Quindi dicevo quella del 3 perché non si possono premiare più di 3 scienziati nella stessa disciplina. Quindi il premio può essere diviso in 3, c'è una strana aritmetica nel premio Nobel, perché il premio può essere diviso in 3, vuol dire che, no, come è successo quest'anno nella medicina per esempio, vi ho già detto che il premio deriva dagli interessi del capitale, quindi cambia ogni anno, no, a seconda della redditività, è variato tra 200.000 euro circa e 1.200.000, adesso vale circa 800-900.000 euro, quindi se lo prende uno prende tutto, se lo prendono in 3 prendono 300.000 euro a testa. Però perché dico a volte si divide in 4? Perché a volte uno scienziato prende metà premio e gli altri 2 prendono l'altra metà. Quindi è un po' un'altra cosa che lo... E quindi per esempio chi leggerà il libro scoprirà che io parlo di quarte persone, no? La quarta persona è l'equivalente appunto di quello che arriva quarto alle Olimpiadi, no? Come si dice, la medaglia di legno, cioè è quello che non entra, e purtroppo a volte ci sono dei casi, no? Magari esperimenti, oggi ce ne sono, come quello delle onde gravitazionali, come quelli del CERN, che coinvolgono centinaia di persone, e comunque lì non se ne possono premiare più di 3, no? Quindi ci sono le quarte persone, sono proprio sfortunati, e poi ci sono le terze persone, no? Le terze persone sono quelli che magari la scoperta importante l'hanno fatta in 2, ma siccome c'era posto per 3 se ne premiano 3. Per esempio quest'anno, non mi ricordo il nome, non è ovviamente Kiptorn, non è Weiss, è quell'altro, in fisica è stato premiato uno che di fatto ha avuto un ruolo soprattutto organizzativo, diciamo, non è stato lui a ipotizzare o a realizzare l'esperimento. Un altro caso di questo è appunto, se io dico Watson and Crick, no, beh, avete sentito, ma se io dico chi era il terzo? Ma tu sei del mestiere, dai, fallo dire. Wilkins, che ebbe il premio appunto perché c'era spazio per darne 3 e perché, siccome era stata una corsa testa a testa tra due gruppi di ricerca, e tra l'altro una delle protagoniste di questa corsa, Rosalind Franklin, fu esclusa, ma poverina, per una ragione molto seria che è contemplata negli statuti, cioè che era morta di cancro qualche anno prima. Questo perché appunto la condizione fondamentale, e diciamo una condizione quando vi sentite un po' giù di morale, che tutti soddisfiamo per vincere il premio Nobel, qual è? Essere vivi, no? Gli statuti stabiliscono non immediatamente, in realtà ci sono alcuni casi di premio postumo, ma poi si stabilisce a un certo punto che non si può dare alla memoria. È successo qualche volta che
non tanto tempo fa, nel 2011 per esempio, si sapete che l'Accademia delle Scienze fa questa telefonata, no? Diciamo, per dire, lei ha vinto il premio Nobel, e insomma questo scienziato non lo trovavano mai, continuavano a chiamare, e poi era morto 2 giorni prima, pensate che scarogna. Però in quel caso lì, essendo già stata presa la decisione formalmente, insomma il suo nome figura comunque negli annali. Dicevo, ci sono le terze persone, quindi quelli, è un po' come nel libro, lo chiamo scherzosamente l'effetto Ringo Starr, no? Ricordate, cioè i Beatles c'erano appunto 3, Lennon, Paul McCartney, George Harrison, che scrivevano le canzoni, erano quelli sicuramente più dotati musicalmente, e poi Ringo Starr, il quale una volta candidamente disse: io ho fatto una sola cosa buona nella vita, quando mi hanno chiesto di entrare nei Beatles ho detto di sì. E quindi diciamo queste terze persone sono un po' i Ringo Starr, invece le quarte sono, se volete, i fantasmi del premio Nobel, e tra i fantasmi ci sono veramente grandissimi scienziati, no? Lise Meitner per esempio, che scopre la fissione nucleare, una storia straordinaria, straziante, di come viene esclusa dal premio Nobel. Lo stesso Einstein rischiò di non averlo mai, per 20 anni fu nominato e alla fine lo ebbe per l'effetto fotoelettrico, non per la relatività, che lasciava molto perplessi i fisici svedesi. E io riporto nel libro, appunto dagli archivi di Stoccolma, il suo, qua si vede poco, ma insomma il suo diploma è l'unico che ha una specie di disclaimer, cioè dice: lo premiamo per l'effetto fotoelettrico, che comunque è una cosa importante, e poi dice: qualunque cosa poi si decida sulla teoria della relatività, cioè mettono le mani avanti addirittura, perché poi Einstein non va neanche a Stoccolma a ritirare il premio, perché quando glielo annunciano è su un piroscafo, sta andando in Giappone a fare un tour di conferenze, è già diventato una celebrità mondiale, e quindi lui andrà l'anno dopo a un convegno, neanche a Stoccolma, a Uppsala, a fare la sua conferenza. Quando annunciano il premio, alla cerimonia di consegna, appunto, che è il 10 dicembre, che è l'anniversario della morte di Nobel, quindi adesso ci sono stati gli annunci a ottobre, ma diciamo la grande cerimonia, quella che si vede in televisione, no? In cui il re consegna il diploma e la medaglia, è il 10 dicembre, e Arrhenius, fisico svedese, in assenza di Einstein, comunque dice, dà questo premio dicendo: la relatività riguarda l'epistemologia ed è oggetto di animato dibattito nei circoli filosofici. Questo è quello che dice Arrhenius, lui stesso premio Nobel, tra l'altro. Einstein, come ho detto, fa la sua conferenza, naturalmente la conferenza su cosa l'avrà fatta? Sulla relatività, ovviamente, no? Einstein, figurati se non si divertiva a fare il contrario di quello che gli avevano raccomandato, di non parlare della relatività, e lui ovviamente parla della relatività. Dicevo, gli statuti stabiliscono anche, appunto, che bisogna essere vivi, ma che c'è un solo obbligo del premio Nobel, cioè vi danno questi soldi, vi danno il diploma, vi danno la medaglia, dovete fare solo una cosa, qual è? Cioè due in realtà. La conferenza, quindi bisogna partecipare alla cerimonia, che ha un protocollo molto, vengono fatte un sacco di prove, bisogna fare 3 inchini agli altri premi Nobel che stanno dietro di te, al re, e anche questo è interessante sociologicamente, no? Questa cerimonia, Erwin Goffman, un grande sociologo, amava studiare questo aspetto cerimoniale, anch'io nel libro cerco di capire cosa significa questa cerimonia. Una delle cose più belle, secondo me, più giuste, con cui infatti chiudo il libro, la dice proprio uno dei premi Nobel nel corso del banchetto, perché appunto devono fare la conferenza all'Università di Stoccolma, e poi il più anziano, perché quando sono in 3 non possono fare 3 discorsi a cena, se no la gente lì. Al momento del caffè, il più anziano di ogni categoria fa un piccolo discorso di ringraziamento. E questo premio Nobel per la chimica negli anni 80 dice:
al banchetto, siamo noi ad applaudire voi per la vostra scoperta che ha dato un contributo memorabile alla civiltà. Mi riferisco, sta parlando al re e alla famiglia reale, vostre maestà e ospiti svedesi, all'istituzione di questo premio unico, per il quale noi, in compagnia di molti altri, vi ringraziamo. E poi dice anche: questa è l'unica occasione in cui i principi rendono omaggio alle molecole. E quindi che cos'è, diciamo, da un punto di vista sociologico, anche ovviamente il premio Nobel, attraverso questa cerimonia? È un momento in cui la società esprime deferenza alla scienza attraverso alcuni dei suoi protagonisti, no? Quelli premiati. Quindi, dicevo, appunto, gli statuti stabiliscono tutte queste regole, che bisogna fare la conferenza. Anche qui, in realtà, l'anno scorso, per esempio, si è parlato molto del fatto che Bob Dylan non è andato, no? Sembrava quasi fosse stato il primo che non andava a ritirare il premio. In realtà, io lo racconto, a cominciare da Einstein, sono moltissimi i casi di scienziati che o non sono andati perché non potevano andare. Lawrence Bragg, che detiene questo primato difficilmente battibile di essere lo scienziato più giovane ad aver mai ricevuto il premio Nobel, 25 anni, poveretto, era in guerra in trincea, e infatti racconta nei suoi diari, dice: abbiamo stappato una bottiglietta qua con gli altri compagni. Quindi lui poi ci andò, insomma, anni dopo. Ci sono quelli, soprattutto nel secondo dopoguerra, soprattutto americani, che non sono andati perché avevano ancora paura. Un altro era prigioniero di guerra. Ci sono stati tre tedeschi a cui il regime nazista ha impedito di ritirare il premio, perché mi pare nel 38, nel 39, viene il Nobel per la pace Ossietzky, che è un giornalista, un grandissimo critico e oppositore del regime nazista, e Hitler, per reazione a questa cosa, stabilisce che nessun tedesco, e questo durerà 3 anni, potrà andare, se premiato, a ritirare il premio Nobel. Quelli dell'Accademia delle Scienze, nonostante questo, lo danno lo stesso, addirittura nel 39, a 3 tedeschi che ovviamente non possono andare. Quindi, diciamo, ci sono molti, ci sono anche quelli. Il primissimo anno viene premiata una scoperta che aveva già fatto sensazione nell'opinione pubblica, i raggi X, no? Viene premiato Röntgen. E Röntgen va lì e dice: vabbè, ma la conferenza torno dopo, l'anno prossimo a farla, e poi non torna più. E quindi ci sono anche questi casi, insomma, diciamo, anche l'unico impegno che uno aveva. Dicevo poi, appunto, anche nel caso di Dylan è venuta fuori questa cosa, dice: ma ha rifiutato il premio, non ha accettato. In realtà il premio, anche per questo il premio Nobel è per sempre, non può essere rifiutato. Cioè, nel momento in cui c'è la decisione, si viene iscritti d'ufficio nell'albo. Che poi tu, come hanno fatto questi 3 tedeschi o come ha fatto Sartre, per esempio, non vai a ritirare l'assegno, no? O comunque non vai a ritirare il premio, non prendi i soldi, ma il nome rimane. Quindi pensate alla genialità di questa situazione: non prevede l'assenso di chi riceve il premio, viene assegnato, il premio è assegnato e non c'è possibilità di appello, no? Non c'è possibilità di contestare la decisione. Come ho detto, fino a 50 anni dopo sì, si conoscono le motivazioni, ma non si sa quali erano le alternative, quindi le decisioni non vengono commentate, non ci sono dietro le quinte, e nonostante questo sono state prese delle cantonate. Per esempio nel 27 vengono premiate 2 scoperte per la medicina che si rivelano tutte e 2 sbagliate. Una, pensate, è l'inoculazione della malaria per curare la demenza paralitica, cioè una cosa che oggi non te la passerebbero neanche il comitato etico, no? Per fare l'esperimento. E adesso noi, appunto, col senno di poi è chiaro, però insomma è successo questo. Nel 49 è stata premiata la lobotomia, di fatto, che all'epoca era una tecnica purtroppo molto praticata, cioè l'asportazione di una parte del cervello. E vi leggo cosa scrive il Corriere della Sera, che secondo me è abbastanza impressionante.
viene premiato un portoghese, Egas Moniz, per la sua scoperta del valore terapeutico della leucotomia in certe psicosi. Detto così, però appunto la lobotomia fa un po' più effetto. Pensate che in quell'epoca, quando lui prende il premio, se ne facevano circa 10.000 nei soli Stati Uniti di queste operazioni. Nel 2004 la figlia di un paziente a cui è stato fatto la lobotomia ha chiesto alla Fondazione Nobel di ritirare questo premio, ma non si può, anche volendo, non si può fare. Allora il Corriere della Sera dice, il 15-16 novembre, dà ampio spazio alla notizia e questo titolo fa venire un po' i brividi: più felici e meno intelligenti gli operati di lobotomia frontale. Questo è il titolo dell'articolo. Quindi mi pare che ho detto un po' quali sono, appunto, queste sono alcune delle cose che con i colleghi abbiamo fatto per capire appunto, come, se il premio ha cambiato e come ha cambiato l'immagine pubblica della scienza. Ecco, questo per esempio in un secolo di Corriere della Sera è la suddivisione degli quanto si è parlato dei vari premi. In realtà, come vedete, negli ultimi anni è vero che della letteratura se ne è parlato parecchio, però tutto sommato sono due i premi che fanno la parte del leone, no? Sono la fisica e la medicina. Questo diciamo proprio facendo il calcolo dei valori assoluti degli articoli. Vabbè, questa è una specie di hit parade degli scienziati più citati in questi articoli. Abbiamo trovato circa 600 citazioni, 566. La più citata è Rita Levi-Montalcini e vedete che se guardiamo il totale delle citazioni e la media, allora ogni Nobel in media è citato due volte, che è pochissimo, no? Cioè vuol dire praticamente si dà la notizia e magari quando c'è la cerimonia se ne parla un'altra volta, poi basta. Però guardate chi sono, questa ovviamente è del Corriere della Sera, no? Quindi cosa si capisce immediatamente? Com'è che si parla e perché si parla dei Nobel? In una chiave? Sì, ma che caratteristica hanno tutti i primi? Sono italiani. Sono tutti italiani, a parte Einstein, no? Quindi c'è una fortissima chiave nazionalistica. Perché avviene questo? E questo diciamo, è una delle chiavi poi del successo del premio, no? Il premio, si potrebbe dire, arriva al posto giusto nel momento giusto. Un altro motivo lo dico dopo, però diciamo perché arriva al premio appunto giusto nel momento giusto. 1896, 95 fa testamento, 96 muore Nobel, no? Che cos'è che viene in questo caso reinventato nel 1896? Qualcuno lo sa? Se pensate alle medaglie, cosa vi viene in mente? Il barone de Coubertin riesce a convincere alcuni paesi a ricreare le Olimpiadi, una cosa antica Grecia, nel 1896 ad Atene per la prima volta vengono rifatte le Olimpiadi. Cosa c'entrano col premio Nobel? Beh, c'entrano e alcuni miei colleghi l'hanno studiato anche approfonditamente. Al di là del fatto che, vabbè, questa è un po' una chicca, c'è una persona che ha vinto sia la medaglia d'oro alle Olimpiadi, un inglese, che il Nobel per la pace. Vabbè, questo. Che cosa hanno in comune? E non a caso nascono nello stesso periodo. Entrambi danno una possibilità di competizione pacifica tra le nazioni, no? Una sorta di surrogato di questi conflitti che continuavano a esasperare l'Europa, non armato, conflitti in questo senso, no? E tanto è vero che la stampa quotidiana, per esempio, inizia subito ad interpretare il Nobel come competizione, anche se non lo è ovviamente, anzi se addirittura ufficialmente, no, la Fondazione Nobel, che è quella che amministra la volontà di Nobel, non dà neanche la nazionalità, dice dove sono nati e dove sono residenti al momento, no? Anche perché in alcuni casi è complicatissimo, prendete Einstein, no? È stato in Svizzera, è stato in Germania, è stato negli Stati Uniti, quindi nonostante questo però
la stampa comincia subito a interpretare la quantità di premi Nobel come un indicatore della grandezza delle nazioni. Uno dei primi anni, quando la Germania prende tutti i premi scientifici praticamente, perché all'epoca la Germania era la superpotenza scientifica equivalente oggi degli Stati Uniti, i quotidiani tedeschi titolano con uno slogan nazionalistico terribile: avanti la Germania nel mondo, no? E cominciano subito a pubblicare esattamente come fa la Gazzetta dello Sport oggi, cioè il medagliere, no? Dice quanti ne ha avuti gli Stati Uniti, quanti ne ha avuti in Inghilterra. E per esempio i tedeschi ridono gli Stati Uniti perché dice: guarda, un paese così grosso, no? Ne ha presi molto meno di noi. Poi le cose cambieranno naturalmente, soprattutto dopo la seconda guerra. Anzi, dal 1935 a oggi, pensate, non c'è mai stato un anno senza un premiato americano. E addirittura su 10 premiati, 3 circa sono americani, e su 2 premiati, uno viene sempre da Stati Uniti, Germania, Regno Unito. Questi sono i paesi che hanno storicamente dominato il premio Nobel. Quindi, diciamo, le Olimpiadi, no, arriva al posto giusto, al momento giusto da questo punto di vista, e questa lettura nazionalistica, no, tant'è vero che, diciamo, il premio Nobel fa sempre notizia, ma naturalmente quando lo prende un italiano fa molta più notizia, nel nostro caso. Mi viene in mente un episodio che trovo bellissimo. Questo non è solo nazionalismo, addirittura localismo, no? Beh, intanto avete osservato, infatti con un collega adesso stiamo pensando di lavorarci, per esempio in quest'anno è stato premiato le onde gravitazionali, no? Questo esperimento, quale gara ci sia poi da parte di laboratori di tutto il mondo a dire anche noi, no? Eravamo, e quindi, ma non solo questo, ma per esempio ho cercato di raccoglierle un po', ma ripeto, adesso stiamo cercando di farlo sistematicamente su Twitter e Facebook, quelli che postano la foto abbracciati a Kip Thorne, no? Come un po' mi fanno venire in mente quelli, sapete, una volta nei ristoranti, quelli che avevano la foto con Claudio il padrone del ristorante, la foto con Claudio Baglioni, la firma, o con Mario Merola, a seconda delle città. C'è proprio, quindi c'è questa capacità quasi sacrale, no, del premio Nobel di trasmettere la propria qualità, la propria virtù, anche semplicemente avvicinandosi. E dicevo, quando Maria Goeppert, che è una delle due donne, sono solo due che hanno preso il premio Nobel per la fisica, una è Marie Curie naturalmente, questa Maria Goeppert, che è un esempio molto interessante che dovrebbe dare speranza a noi tutti, perché pensate, non riuscì mai ad avere un lavoro, cioè lei non riuscì mai ad avere una cattedra, perché un po' c'era stata la crisi, il nazismo in Germania, poi va col marito, che era un chimico, negli Stati Uniti, e anche lì, insomma, non si riesce in uno stesso dipartimento a trovare due cattedre per tutti e due. E poi alla fine però fa questa scoperta, che è una scoperta che, diciamo, che è un'idea, la dico ovviamente un po' grossolanamente, che il nucleo di un atomo sia fatto a gusci, no? E che a una certa configurazione corrisponda una particolare stabilità, e per questa scoperta riceve il premio Nobel. E lei abitava a San Diego, e il quotidiano di San Diego titola: mamma di San Diego riceve il premio Nobel. Neanche il nome, poveretta. E dicevo, questo nazionalismo funziona in realtà in tutte le direzioni, cioè funziona, diciamo, una delle narrative popolari che io individuo del premio Nobel è quella dell'eroe nazionale, no? Pensate a Levi Montalcini, pensate a Marconi, no? In Italia, pensate a paesi per esempio come la Cina, che solo negli ultimi anni sono riusciti a averne uno, quale importanza, quale visibilità pubblica, anche in Giappone, per esempio in Giappone i premi Nobel sono considerati ma più che delle rockstar, no? Delle cose, ho visto delle scene veramente incredibili, però funziona anche come autocritica, no? Pensate adesso per esempio tutto il discorso sulla fuga dei cervelli, quando tutti i premi italiani del dopoguerra, tranne Rubbia, sono tutti cervelli in fuga di fatto, no? Tutti, Dulbecco, Montalcini,
come si chiama quell'altro, Capenchi, tutti negli Stati Uniti lavoravano. Allora, diciamo, il nazionalismo funziona alla rovescia, no? Si dice, guarda, noi non siamo neanche capaci di trattenere i nostri cervelli migliori. E questa cosa funziona fin dall'inizio. Cioè, quando prende il premio Marie Curie, che è una di quelle che hanno presi due, uno in chimica e uno in fisica, quando i quotidiani francesi si interessano a lei perché ha ricevuto il premio, dice, ma spesso scrivono, ma pensate che vergogna, no? Abbiamo questi cervelli straordinari in casa e non gli diamo nemmeno, per esempio, i finanziamenti per la ricerca, perché Marie Curie praticamente, diciamo, le sue ricerche le ha fatte con mezzi molto limitati, quasi artigianali. Quindi, dicevo, il nazionalismo, notate che gli stranieri che ci sono, a parte Einstein ovviamente, che però un legame con l'Italia ce l'aveva anche lui, perché sapete che da bambino aveva vissuto in Italia Einstein, no? Tra l'altro vi invito, se andate a Torino, a vedere una bella mostra che è dedicata a Tullio Regge, un grande fisico italiano, che è stato nominato anche lui qualche volta per il premio Nobel, e c'è questa lettera che non avevo mai visto, che è una lettera di un matematico italiano che propone una cattedra ad Einstein nel 23. E quindi, diciamo, c'era anche lui, ma ovviamente Einstein è lì perché è una superstar internazionale, però poi tutti, Beauvais era uno svizzero che lavorava in Italia, forse l'unico esempio di cervello in fuga alla rovescia, Salam lavorava alla SIS di Trieste, Cohen l'ha preso con la Montalcini e Van der Meer l'ha preso con Rubbia. Quindi nazionalismo, vabbè, insomma, questi sono esempi poi di quello che io chiamo trasferimento di prestigio, no? Come ho detto, poi il Nobel diventa una risorsa spendibile per tutte le stagioni. Quindi, per esempio, cosa fanno i quotidiani? Dice, Dulbecco approva l'iniziativa del presidente americano, no? Ah, dice, se l'approva il premio Nobel sarà una bellissima cosa, questo è il senso. Questa è la più bella di tutte, secondo me. La Montalcini, intervistata sul traffico a Roma, dice, più autobus e meno auto, no? Forse non ci voleva la Montalcini per dirlo, però è un esempio di come dire, è buono per tutte le stagioni, per qualunque cosa. E queste sono altre, insomma, la lettera scritta da 110 scienziati, tra cui 5 premi Nobel, no? E adesso arriviamo agli due esempi italiani. La Montalcini naturalmente diventa una celebrità e, vedete, diventa anche una celebrità visibile anche in ambito mondano. Qui è con Sofia Loren e il Corriere della Sera scrive, oddio, come stava bene in questo vestito di velluto nero, no? C'è una citazione bellissima della Montalcini nel libro, dalla sua autobiografia, scusate, la trovo perché, eccola qua, e a me interessa molto perché, diciamo, in questo aspetto della cerimonia, in questo aspetto sacrale, ovviamente anche il corpo dello scienziato in qualche modo viene trasfigurato, no? Sapete che c'è questa tradizione nella storia politica dei due corpi del sovrano, questo libro di Kantorowicz, in cui lui dice, no, e naturalmente anche chi ha in mente la copertina del Leviatano di Hobbes, no? Il Leviatano, il corpo del Leviatano è fatto dai cittadini, quindi, diciamo, il re ha due corpi, ha il corpo suo fisico che è mortale, e poi c'è il corpo immortale, no? Quello politico. E questo vale un po' anche per gli scienziati, per esempio i funerali di Pasteur. Pensate che fino a pochi anni fa, in occasione dell'anniversario della morte di Pasteur, i dipendenti, i ricercatori dell'Istituto Pasteur a Parigi scendevano in processione nella cripta dove c'è questo mausoleo dove lui è stato sepolto, no? Quindi c'è questa sacralità. Insomma, la Montalcini scrive, nella vigilia di Natale del 1986, l'NGF, il Nerve Growth Factor, che è la scoperta per cui ha vinto il premio, apparve in pubblico sotto la luce dei riflettori, nel fulgore di un salone addobbato a festa alla presenza dei reali di Svezia, dei principi, di dame in fastosi abiti di gala e gentiluomini in tuxedo.
avvolto in un mantello nero, quindi è la stessa scoperta che si fa corpo, no? Si fa carne. Il Nerve Growth Factor si inchinò al re e per un attimo abbassò la visiera che gli copriva il viso. Ci riconoscemmo nella frazione di pochi secondi, quando vidi che mi cercava tra la folla che lo applaudiva. Rialzò la visiera e scomparve così come era apparso. Straordinario. Allora, adesso invece il secondo personaggio, forse chi i meno giovani se lo ricordano, a proposito di Sanremo, no? Chissà se Nobel si immaginava che proprio a Sanremo nel 1999 uno dei suoi premiati, Renato Dulbecco, fece il presentatore con Fabio Fazio e quella signora accanto, che è una modella francese, si chiama Letizia Castà. Adesso, grazie ad Alberto Brodesco che ha trovato questa chicca sulle Tech Rai, vediamo un pezzettino di quella memorabile. Innanzitutto ha dato un contributo essenziale con la sua ricerca alla scoperta del vaccino contro la poliomielite. I suoi studi sono stati essenziali per la lotta contro il cancro. È membro dell'Accademia dei Lincei, della Royal Society di Londra, e nel 1975 ha ricevuto il premio Nobel per la medicina. E quest'uomo coraggioso ha accettato l'ultima piccola sfida questa sera, accettando di venire qui con me il professor Renato Dulbecco. Ve lo riguardate, ma diciamo che cosa fa? In realtà Dulbecco nelle conferenze stampa dice che ha partecipato, accettato l'invito per divulgare la scienza. In realtà poi di scienza parla pochissimo durante le serate del festival, presenta i cantanti, fa qualche commento, però quello che è interessante è che la sua partecipazione si gioca su un duplice registro, no? Che è caratteristico poi della presenza pubblica dei Nobel. E qual è questo registro? È questo continuo gioco tra l'eccezionalità, il genio, no? Nobel è chiaramente, diciamo, una persona, un intelletto fuori dal comune, e la normalità, no? Lui a un certo punto dice: sono venuto qua per dimostrare che lo scienziato è una persona come tutte le altre. Quindi c'è questo continuo gioco di bilanciamento tra l'essere speciale e l'essere essere una persona comune, quindi tra, diciamo, mostrare la scienza come qualcosa di straordinario e come qualcosa che può essere potenzialmente alla portata di tutti. E questo anche diciamo, viene fuori poi nel repertorio narrativo e discorsivo di quello che i Nobel dicono nelle occasioni pubbliche, no? Per esempio alla cerimonia, no? Vi ho detto prima che devono fare un discorso di ringraziamento. Allora, molto spesso cosa si fa in questo discorso? Cosa fanno quasi tutti gli scienziati in questo discorso di ringraziamento?
diminuiscono i propri meriti, no? Dicono sì, vero, ho preso il premio Nobel, però devo ringraziare i colleghi, i miei predecessori, no? Sapete che Newton, che non era sua, era oggi potremmo dire un retweet di Bernardo di Chartres, diceva io sono un nano che è salito sulle spalle dei giganti, no? Come dire, sì, ci ho messo del mio, però incanalarsi in questa tradizione cumulativa del sapere. Addirittura Peter Agre, premio Nobel per la chimica del 2002, dice: ma io non ho fatto niente, facevo il caffè per i ragazzi del laboratorio che facevano gli esperimenti, no? Questa redistribuzione. La più bella, una delle più belle espressioni di questa modestia è di un premio Nobel francese che dice: ho tante qualità, ma quella che più mi contraddistingue è la modestia. Va bene, questo, diciamo, questa è la storia di Marconi. Marconi perché è interessante? Perché spiega come fa il premio, contribuisce a spiegare come fa il premio a diventare così famoso nel giro di poco tempo, no? Perché uno dice, beh, insomma, è una cosa nuova, come ha fatto a diventare? Beh, uno dei modi è stato premiare persone che erano già famose. Marconi era una celebrità, no, dopo l'affermazione delle sue invenzioni, navi che erano state salvate grazie alla radiofonia, alla radiotelegrafia, vedete, addirittura 1903 lui prende il premio nel 9, questa è la domenica del Corriere, lo mette in prima pagina, lo chiama l'eroe del giorno. Infatti quando lui arriva in Svezia a prendere il premio, alla stazione trova tutta la stampa svedese che lo aspetta come se fosse appunto un attore, una celebrità dello spettacolo. Questo è un altro disegno molto bello, che è la Domenica del Corriere, che era il supplemento domenicale del Corriere della Sera, vedete, fa ritraendo la scena di Marconi che spiega al giornalista che è andato nel suo laboratorio. Questa è una delle cose che abbiamo fatto dal punto di vista invece di quello che il pubblico pensa non solo dei Nobel ma degli scienziati. Abbiamo provato nell'ambito di un osservatorio sul rapporto tra scienza e società a vedere se mostrandogli sul web delle immagini riconoscono gli scienziati. Ora non stupisce che riconoscano Einstein, più interessante che riconoscano Marie Curie, 65% in un ritratto giovanile. Poi questa naturalmente, beh, c'è scritto è Fabiola Gianotti. La cosa interessante è che se tu gli chiedi prima di mostrare la figura chi è Fabiola Gianotti, molti non lo sanno, ma se quando gli mostri l'immagine la riconoscono, no? Perché l'hanno vista sul giornale e televisione. Va bene, questo è quello che si sa del premio Nobel in Italia, cioè tra la gente comune come noi, non come Paolo Macchi che sapeva tutto perché era del mestiere, ma insomma lo conoscono quasi tutti, no? Almeno lo del Nobel. Però naturalmente poi quando si chiede chi l'ha ricevuto, ci sono dei Nobel che vengono riconosciuti abbastanza, come Rubbia per esempio, come Marconi, però ci sono tanti che si sbagliano probabilmente perché sovrappongono la celebrità e la visibilità, no? Dice Margherita Hack ha preso il premio Nobel, e come no? No? Come la conoscono? Mentre il povero Natta, per esempio, un italiano su due, che è l'unico premio Nobel per la chimica italiano, come voi certamente tutti sapete, uno su due non lo sa. Ok, ecco, poi a un certo punto nella mia ricerca mi sono imbattuto in questa domanda: alcuni Nobel sono più Nobel di altri? Come mai? Cioè, se io vi dico, aspettate un attimo, se no si rovina la suspense. Se io vi chiedo, non è che faccio il sercente, cioè io prima di scrivere questo libro mica le sapevo queste cose. Bardeen, l'avete mai sentito nominare? Cosa avrà fatto? Avrà preso? Se ve l'ho chiesto, ha preso Nobel? Uno? Due ne ha presi. Frederick Sanger? Ha presi due anche lui. Nessuno se li ricorda, no? Allora, io qua ho fatto un piccolo esperimento, no? Sono andato a vedere nell'archivio, il Corriere della Sera, adesso ha un bellissimo archivio che si può consultare pagando, ma insomma, vabbè, online. Sono andato a vedere nel Corriere della Sera, che è la stessa cosa poi che hanno fatto i miei colleghi danesi, sono arrivati alle stesse conclusioni in Danimarca.
Sono andato a vedere quanti articoli c'erano su la Montalcini prima del Nobel e dopo. E poi sono andato a vedere nella Treccani, no, che è la nostra enciclopedia nazionale di riferimento, quanto spazio avevano prima e dopo, vedere appunto se c'è questo effetto. E come vedete c'è, ma c'è soprattutto per alcuni, perché la Montalcini prima prende il Nobel nel 86, il Corriere della Sera ne parla in 54 articoli. Quando c'è scritto più NE vuol dire che nella Treccani c'era già una voce, prima che prendesse il Nobel, Rita Levi Montalcini. Dopo il Nobel ce ne sono 1741, tra cui quello lì sugli autobus di Roma. Rubbia, allora, prima del Nobel ce ne aveva 38 e non c'era una voce sulla Treccani. Dopo, chiaramente, 877 e la voce sulla Treccani. D'Ulbecco, prima del premio nessuno lo conosceva, 4 articoli, non c'era la voce, dopo 542, beh, poi insomma, anche Sanremo. Sanger e Bardin un po' di più, ma Sanger sì, hanno fatto la voce sulla Treccani, piccolina, devo dire, ma 0 erano prima, poi sono arrivati a 4. Di fatto si è raccontato per 2 volte che aveva preso il premio. E quindi insomma, ho cominciato a chiedermi come mai, no? questa differenza. È chiaro, alcuni sono italiani, ma anche tra gli italiani, no? Vi ho fatto vedere Natta, per esempio, lo stesso Golgi, pensate, Golgi non c'è nella Treccani, c'è una voce molto breve, non c'è neanche il ritratto. Primo Nobel italiano, 1906. E c'era un'altra cosa che volevo dire. Vabbè, insomma, tutti... Ah sì, scusate, questo naturalmente, soprattutto per alcuni, è un esempio di effetto San Matteo, no? Cioè, dopo che hanno avuto la visibilità del premio, poi si è continuato a parlarne. Allora, che tipo di risposta io ho dato? Intanto, poi, diciamo, per semplificare, ho fatto queste 3 fasce. Ovviamente quelli citati sono solo degli esempi, no? Solo per... Allora, quelli che erano già visibili, già conosciuti prima del premio, Einstein, a un certo punto Einstein, quando l'Accademia delle Scienze continua a non dargli il premio, a un certo punto uno dei membri dell'Accademia delle Scienze dice: oh, ma attenzione, questo qua è più famoso del premio ormai, no? Facciamo una figuraccia. In realtà, diciamo, forse l'esempio più eclatante di effetto San Matteo è avvenuto nel 1996, quando uno scienziato di nome Harold Croton, un chimico, manda una richiesta di finanziamento al Ministero della Ricerca inglese, no? E quindi viene valutata da una commissione di colleghi e questi gliela bocciano. No, non è buona, non è convincente. 2 ore dopo, pensate, la Scarogna a Stoccolma annunciano che Croto ha vinto il premio Nobel. E allora bisogna riconvocare la commissione, che deve invertire la decisione e decidere di dare il finanziamento che il professor Croto aveva chiesto, perché sennò il giorno dopo si sarebbero trovati svillaneggiati sul giornale. Questo, secondo me, è l'effetto San Matteo proprio all'ennesima potenza. Quindi c'è Einstein, Marconi, Marie Curie, quelli che probabilmente hanno dato più al premio di quello che hanno ricevuto. Poi ci sono quelli che sono diventati visibili dopo il premio, D'Ulbecco, abbiamo visto in Italia, gli stessi Watson e Crick, no? Watson e Crick pubblicano la loro scoperta nel 1953. La stampa ne parla pochissimo, no? E anche negli ambienti scientifici non è immediata la ricezione del loro lavoro. Dopo il premio diventano naturalmente le star che ancora oggi conosciamo. Beh, Watson avrà alcuni problemi, poi sarebbe lungo parlare. E poi ci sono quelli che sono rimasti nell'anonimato. Golgi, c'è una biografia molto bella di Golgi che si intitola Il Nobel dimenticato, che si apre con un professore di medicina negli Stati Uniti al quale uno studente all'esame parlava del Golgi corpusco, no? Quindi questo studente, nonostante l'eponimia, aveva completamente rimosso la memoria dell'associazione di Golgi, pensava che fosse un nome comune. Golgi, Bardin, Curl l'avete mai sentito? No, Curl l'ha preso con Croto, è una terza persona. Infatti lui, poverino, dice: ma a me non mi intervistava mai nessuno, come mai? E appunto Wilkins era con Watson e Crick, ma anche lui ce lo siamo dimenticato. Allora,
Queste sono alcune spiegazioni che io, alcuni elementi che io vedo per rispondere a questa domanda. Finisco, non ti preoccupare. La nazionalità, no? Chiaro, cioè l'uso del premio Nobel come in un modo o nell'altro come elemento di identità nazionale. Il tipo di scoperta, no? È importante. Chiaro che la doppia elica, il DNA, per esempio, si porta dietro tutto anche un immaginario. La personalità, no? La vita privata, a volte anche l'aspetto fisico. Pensate a Einstein, no? Roland Barthes ha scritto un saggio su questa foto di lui con la lingua di fuori, no? Che fu scattata, è un ingrandimento di una foto scattata in occasione del suo compleanno. Lui era in macchina, ossessionato da questi fotografi che ormai lo seguivano da tutte le parti, fece la lingua. Quanto gli scienziati decidono di partecipare al dibattito pubblico, no? Alcuni, anche dopo il Nobel, sono molto discreti, altri decidono di usare questa visibilità. Per esempio Pauling, che viene battuto da Watson e Crick, anche lui era molto vicino alla doppia elica, dopo il premio Nobel per la chimica userà questa visibilità per un impegno pacifista a favore del disarmo atomico, e avrà anche lui un altro, ha avuto due Nobel, però per la pace, il secondo. All'MIT ho trovato un telegramma a proposito di questo, di Salvatore Luria, che è uno degli italiani cervelli in fuga, no? Che ha avuto Nobel, e Luria viene premiato nel 69, no? E allora il presidente degli Stati Uniti, Nixon, come si fa in questi casi, gli manda un telegramma e dice: congratulazioni per il premio Nobel. Lui risponde al telegramma e dice: la ringrazio presidente, ma potrebbe fare una cosa per me, fermare la guerra in Vietnam? Quindi usa immediatamente, no, e naturalmente subito tutti i giornali ne parlano. E poi c'è questa, ci sono alcuni che diventano grandi divulgatori, quantomeno diciamo dal punto di vista del successo delle copie. Se avete dei nonni, perché molti di voi siete giovani, probabilmente a casa loro troverete un libro di un premio Nobel, Alexis Carrel, che si intitola L'uomo questo sconosciuto, che fu un bestseller straordinario, pubblicato mi pare nel 33 o 35, Jacques Monod, Il caso e la necessità, e poi quello di Watson, questa autobiografia che fece scandalo, gli fece vendere tante copie, ma gli fece avere altrettanti nemici, in cui lui parla malissimo, soprattutto di questa povera Rosalind Franklin, che nel frattempo era morta. E poi l'ultimo elemento che metto qui è la possibilità dei media, no? I media naturalmente usano poi gli stessi Nobel, e dove li usano? Li incastrano nelle narrative, nei discorsi che stanno generali che stanno facendo. Per cui, per esempio, la fuga dei cervelli, no? È chiaro che il Nobel italiano rientra benissimo in questa narrativa, gli investimenti in ricerca, le donne nella scienza, pensate, Lady Montalcini, per esempio, Kajita è una Nobel per la fisica giapponese del 2015, e quando sono andato a sentire la sua conferenza in Giappone, lui ha accusato apertamente il governo giapponese dicendo: sì, dice, io ho preso il premio Nobel, ma per gli investimenti che sono stati fatti 20 anni, 30 anni fa, se non mi date una mossa, tra 20 anni, 30 anni non ne prendiamo più i premi Nobel. Va bene, ho detto qui, adesso non ho molto più tempo, potrei parlare a lungo, della terza narrativa, quello dello scienziato come santo, che è una cosa che viene da lontano, almeno da metà 800, no? Infatti si comincia, che cosa si comincia a fare? Si comincia a fare le statue di scienziati. Perché si comincia a fare le statue di scienziati? Perché si sta affermando una società civile che si sta emancipando dalla religione, no? E questa società civile ha bisogno di nuovi santi, non religiosi, laici, e quindi Volta, Faraday, è tuttora, addirittura quando si discute dove metterla la statua di Faraday, dicono: mettiamola in un terreno già consacrato alla Royal Institution. E questo è un libro divulgativo dell'epoca, si intitola I martiri della scienza, no? Galileo, Darwin, tutta questa storia. Questo è un libro molto bello di due miei colleghi storici della scienza, che si intitola Le reliquie dei santi, perché degli scienziati, perché come dei santi si comincia a conservare le reliquie. Quello lì è
ne parla addirittura, che cos'è quello lì? In alto a sinistra? Ne parla addirittura Caparezza in una sua canzone, il dito medio di Galileo. Il dito medio di Galileo è conservato al Museo della Scienza, di Storia della Scienza di Firenze. Tra l'altro è una storia rocambolesca come fu conservato. Questa è una figurina delle Liebig, sapete quelle del brodo, quelle che si collezionavano una volta, dedicata alla tomba di Pasteur, all'Istituto Pasteur. Vedete che c'è il prete con gli altri che pregano. E questa è una musica che fu composta per i funerali di Pasteur e dice Pasteur è eterno. Quindi c'era questa narrativa e naturalmente il premio Nobel ci si incastra perfettamente, no? Vabbè, qui mi sono divertito. Sapete cos'è quello in alto a destra? Cosa sta tenendo in mano? È un pezzo del cervello di Einstein, no? E quando Einstein morì, prima che la famiglia riuscisse a intervenire, il medico che gli aveva fatto l'autopsia ebbe questa brillante idea di tagliare a fettine il cervello, e queste fettine adesso sono sparse un po' per tutto il mondo, alcune si possono vedere anche sul web, perché naturalmente poi c'è questa idea che il cervello dello scienziato abbia qualche proprietà, soprattutto del genio, nel caso di Einstein, abbia qualche caratteristica particolare. Sono stati pubblicati diversi articoli molto contraddittori, alcuni che dicono che effettivamente aveva delle forme particolari, altri che dicono no, non è vero nulla. E va bene, poi c'è tutta questa caratterizzazione. Fermi, il Papa della fisica, Woodward, dice finché il Papa non aveva dato la sua approvazione, no? Non, nulla era giusto. La Göppert-Meyer, che ho citato prima, veniva chiamata per via di questa struttura cipolla del nucleo la Madonna delle cipolle, e Einstein di tutto, il nuovo messia, il capo supremo dell'universo fisico. In un negozio l'ho trovato, sapete queste statuine solari, energia solare, che fanno un saluto accanto al Papa. E poi c'è questo sito meraviglioso che si chiama babycenter.com, è un sito americano che dice: se il vostro bambino è destinato alla grandezza, insomma, mettetelo sulla strada giusta dandogli un nome ispirato ai premi Nobel. E per esempio suggeriscono Alva, Aung, Barbara, come Barbara McClintock, no? Cioè, come dire, mettiamolo già, indirizziamolo verso il successo. E poi dicevo appunto, c'è il rituale, c'è questa idea di conferire una sacralità, di pagare deferenza alla scienza. La cerimonia è trasmessa, ne vediamo pezzi in vari paesi, ma in Svezia è trasmessa in diretta televisiva, e vedete, c'è questo, no? È proprio il re che il momento cruciale è quando il re vi dà il diploma e la medaglia, e uno si deve inchinare. E quindi appunto vi dicevo, Polanyi, premio Nobel per la medicina nel 86, che dice: vostre maestà, ladies and gentlemen, non conosco un altro posto dove i principi si radunano per pagare rispetto alle molecole. E poi naturalmente, come ho detto, ci sono i due corpi del re, l'enfasi rituale nell'umiltà e nella modestia, e poi naturalmente ci sono le violazioni del comportamento, per esempio quando Watson si mette nei guai perché dice che i neri hanno un quoziente di intelligenza più basso, no? Allora questo va a violare in qualche modo lo status sacrale che Nobel aveva raggiunto. Infatti lui in un'intervista, quando deciderà di vendere la medaglia, perché dice che era rimasto senza soldi, la medaglia del Nobel, e prende un sacco di soldi, più 4 milioni di euro, e lui dice: ero diventato una non persona, no? Quindi, e questo è un termine proprio che usa Goffman lo usa, che cos'è una non persona? Una non persona è un essere umano che è presente, come poteva essere una volta un cameriere, avete presente quel che resta del giorno, no? Queste scene qui, che è presente all'interazione ma non ha diritto di parola, no? Quindi non si può essere un po' Nobel, no? Da Nobel si scivola giù direttamente ad essere una non persona. Volevo chiudere
dicevo, questa cosa del corpo, no? Dello scienziato, lo scienziato naturalmente è tutto mente, è tutto cervello, e quindi il corpo in qualche modo deve essere, tutto l'aspetto di mondano deve essere ridimensionato. Quando la Montalcini, il Corriere della Sera, la intervista, no, molto spesso chiedono cosa stava facendo mentre, questo a me interessa molto, cosa stava facendo quando ha ricevuto la telefonata. E, per esempio, adesso poi leggo la Montalcini, ma uno straordinario, questo russo premiato per la fisica nel 2010, Novoselov, stava facendo un esperimento nel momento in cui gli telefonano, e lui dice: in pratica mi sta dicendo che dovrei interrompere i miei esperimenti. E quello della Fondazione Nobel dice: temo proprio di sì. Insomma, la Montalcini al Corriere della Sera dice: cosa stava facendo? Erano le 11 del mattino, stavo tranquillamente seduta a leggere le ultime pagine di un thriller di Agatha Christie quando ha squillato il telefono. L'Accademia delle Scienze svedese mi comunicava che mi era stato assegnato il premio Nobel per la medicina insieme al mio amico e collega Stanley Cohen. Ho brindato al Nobel con un brodo, un pasto frugale a base di brodo e riso e poi una lunga dormita. L'ultima cosa che vi leggo, così chiudiamo in allegria, c'è tutta una parte su quello che io chiamo il lato B del premio Nobel, cioè anche la corrispondenza bislacca che l'Accademia delle Scienze riceve, no? C'è un intero deposito pieno di scatoloni, di documenti, persone che dicono che hanno scoperto che la teoria della gravitazione è sbagliata, hanno riscoperto le cose più strampalate, che però danno un indicatore di quanto il premio sia entrato nell'immaginario pubblico, no? Per esempio, riporto il testo di una cartolina che mi hanno, perché nulla di questo viene buttato via, ma nulla viene reso pubblico, perché ovviamente metterebbe in discussione la serietà del premio. Una cartolina dagli Stati Uniti che dice: all'Accademia Reale delle Scienze di Svezia, sono una persona socievole e amante della musica. Chiedo alla vostra segreteria di contattarmi perché sono interessata a ricevere il premio Nobel. Il mio numero di telefono, e c'è il numero di telefono. L'ultima che vi... Ah beh, naturalmente sulla sacralità del questa dimensione, no, dello scienziato come la sacralità del corpo, sapete che negli anni 70 qualcuno ebbe l'idea di istituire questa banca del seme dei Nobel, no, per donarlo poi per signore che volessero avere dei figli, secondo loro, insomma, di straordinario intelletto. Questa in realtà pochissimi Nobel hanno donato, effettivamente solo uno ha reso pubblico la donazione e sembra che non siano mai stati utilizzati, poi a un certo punto questa iniziativa è sparita. E François Jacob, che prese il premio con Monod, commentando questa banca del seme, dice: solo chi non conosce i premi Nobel potrebbe volerli riprodurre in questo modo. Sempre a proposito dell'annuncio, naturalmente c'è spesso il sospetto da parte degli scienziati che si tratti di uno scherzo, no? Per cui, per esempio, Brian Kobilka nel 2012 dice: sì, pensavo fosse uno scherzo, ma non ho amici che hanno un accento svedese così perfetto. Kerry Mullis, quello che ho detto, personaggio che appunto nella sua autobiografia parla di scienza, di allucinogeni, della sua passione per il surf, dice: quando lo chiamarono al telefono disse: lo prendo! Volevo essere sicuro che non ci fossero dubbi. E l'ultima che vi leggo è Martin Chalfie, premio Nobel per la chimica 2008. E lui sta a New York, quindi non sentì la chiamata da Stoccolma, stava dormendo per la differenza di orario. Vi leggo lo suo. È una situazione abbastanza ridicola, ma anche divertente. Mi sono svegliato alle 6:10 e mi sono reso conto che dovevano aver dato il premio in chimica. Così mi sono detto: vediamo chi è il coglione che ha preso il premio quest'anno. Allora ho acceso il computer, sono andato sul sito dei Nobel e ho scoperto che il coglione ero io.